Prosegue il viaggio tra le colline toscane, tra i borghi incantati, tramonti indimenticabili, chilometri e chilometri con gli occhi sempre all'orizzonte, alla ricerca di qualcosa di nuovo. Dopo aver salutato i miei amici, proseguo in solitaria verso un'altra destinazione e tra tutte le mete che mi sono prefissato, di certo non poteva che mancare lei. Che città, e non sto visitando musei, non vado neanche sulla torre, non faccio niente, sto solo girando tra le mura della città e sono veramente senza parole, ragazzi. Bellissimo, devo per forza venire a visitarlo. Trovo a Fonte Branda, una delle fonti più celebri e antiche di tutta Siena. Questo luogo è ricordato sia da Boccaccio che da Dante stesso. Guardate voi e ditemi cosa ne pensate. Ora mi sto recando sulla Basilica di San Domenico. Se è aperta e non richiede biglietti, un giretto mi sembra giusto farlo. Siamo arrivati alla conclusione di questa giornata. Cosa dire? L'avete visto, no? Dalle immagini. Siena è veramente spettacolare. Ci tornerò, anche perché il Palio di Siena è assolutamente un evento da vivere. Adesso mi reco in una location che avete già visto nel video scorso. Voglio dedicare ancora del tempo, perché è un posto che merita tantissimo. E ci sarà anche un video a parte dedicato alle colline senesi. Io per ora vi saluto qui, vi ringrazio per aver guardato il video, grazie del supporto al canale, lasciatemi un like e un commento se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta Siena. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, state connessi perché ne arriveranno altri. Ciao a tutti, grazie e alla prossima avventura!